Una Cenerentola che gioca con il cibo e che ha realizzato un sogno, quello di un locale in cui l'ironia della titolare mescolata con arte e gusto la fanno da padroni. Cenerentola Prêt à Manger si trova in Corso Casale a Torino, a due passi dal centro. Una visita è d'obbligo, se amate le melanzane e i mille modi per cucinarla, allora diventa un imperativo da non perdere, come racconta lei stessa. Avevo un blog che era Cenerentola au contraire, e perché una mattina dopo una serata meravigliosa mi sono svegliata ed è tutto caracollato, per cui io sono una Cenerentola al contrario e da lì ho voluto mantenere Cenerentola con me. Il Prêt à Manger è un po' prendere, portare via oppure consumare qui, ma comunque appropriarsi anche come di un abito e di un cibo. Gigante la ola, non so che si è rotola. Di solito do consigli ai clienti che mi chiedono e mi dicono: però tu racconti sempre le tue ricette, non dovresti. Però in realtà io sono questa, quindi le racconto. Il consiglio è sempre di trattare la materia prima in una maniera umana, nel senso di non distruggerla, di non appesantirla, di non andare a fare cose troppo elaborate che poi non ci fanno più sentire che cosa stiamo mangiando. Sicuramente la melanzana, che è proprio una parte di me perché sono per metà siciliana e quindi la melanzana fritta o fritta al forno, come la chiamo io. E poi il couscous, che è una cosa che mi appartiene sempre da nonna. Gli ingredienti, i mercati, ho un pescivendolo che seguo la mattina e che mi dice sta arrivando il fantasma quando mi vede arrivare, perché loro montano il banco e io arrivo a prendere il pesce. E poi ho dei vicini che sono verdurieri, per cui insomma la mattina ci incontriamo, ci scambiamo il caffè, la chiacchiera e decidiamo che cosa mettere a menù. La clientela è molto felice della verdura, devo dirvelo, devo confessare, perché pare che la verdura normalmente sia solo bollita o stufata, invece qui la trovano saporita. E poi sì, il pesce comunque è una cosa che piace sempre, perché è la cosa più semplice. Il pesce è anche i pesci considerati poveri, la ringa per esempio, solo con una scorzetta di limone o di arancia o del lime dà già tutto quello che può dare al forno, semplice, un filo di olio buono, un po' di sale. In Corso Casale 104/E Cenerentola Prêt à Manger.